Grazie, grazie, Maronna mia! Io sapevo! L'hai levata tua corrente! Io volevo stirare la camicia al mio caro fragello! E che mi dovevo prendere una scossa elettrica! Muli uno a due, me! Ha già fatto, te! Ha già messo sulla valvola! Ecco qua! Grazie! Fratello, è inutile che fai l'applauso! Chi l'era quasi nanna che lampati per la maronna non si appicciavano più! Modestamente, ho riparato il guasto! Ma così può darsi che a donna Vicenza si calma le poco! Ehi, tu calma! Che la mia cognata, quando le raccordo, non la fornisci più! Ma se mi sembra appena seggi con una pezza in fronte e non parla e non risponde a nessuno più! Alima mi sa stare mai ma mi è già a casa! Sì, ma tra se ne poco tu, a parte rida, dicele qualche cosa! Sì, io sono antipatico! Quando mi verrà mi sarraggi più assai! Se l'è da avere il mio fragello! E perché si dice, ma non che la sorgella lo fa male? Ma che fai, è spiritoso? Tu ti assisti ma? Mi capite che ti assisti ma? Noi ci avremmo sposato! Ci avremmo sposato! Perché io me la gioia in questa casa, me la gioia! E morimmo in tutto giù, ma morimmo! Io che mi aspetto a me questo matrimonio? Questa sa fessere anche il limone a cievera! È permesso? Posso entrare? Uè, Don Umberto, trasita! Grazie! È inutile! Dico sempre che me la già ricordata, ma tu riesci sempre a farmi fesso! Sempre! Ma con chi la vita? Ne te carica, non sono cosciuto pazza ancora! Ah. Ce l'ha con questo mattone rialzato che sta accanto e lui che si è fissato con me! Mi aspetta! Nessuno ci tozzo, nessuno! Solo io! Ad ogni modo, io mi sto parlando poco con Donna Vicenza! Con Donna Vicenza? Con Donna Vicenza? Con Donna Vicenza? E siete capitati in un brutto momento! Ci sono abituata! Io un momento bello non l'ho già conosciuto mai! Che? Ma già l'ho fatta, ma zitta! Oh, un momento! Don Lupin, eh? Marito e moglie si sono appiccicate tragicamente per futili motivi! Per gelosia? No, per una camicia che non è stata stirata! Moi se sta là dentro come un animale in gabbia! Una vicenda! Sì, un animale! In gabbia! E non vuole uscire! Mio marito sta lì in petto come una belva! E non vuole trasire! Padre eterno mio, io ti ringrazio per la collaborazione! Grazie assai, padre te, grazie! Ma si tratta di Renare! Renare! Un piccolo prestitino! Con interesse, si capisce! Diciamo un piccolo salvagente per un uomo che sta per affogare. Sì, è parlato lui che ha tenuto posto. E che c'è in riga, se ci farmo che tutto e non provo fatica. Meglio, è meglio, tu almeno sei disoccupato e sei nulla tenente. No. Ehi, i fatiche sono addirittura sottotenente. Siete addirittura sottotenente, ma come? Ma lascia! È stato. No, ci ha fatto una sorpresa a Donna Vicenza, ci ha la valvola. La valvola. Ecco fatto. Comunque, Don Lupin, non ti preoccupate, perché a parte l'indice c'è star dentro. Quello che sapevo fare, sicuramente la convince. Anima di mamma mia, intervieni, mamma. Mamma, ti voglio bene, fa calma a Donna Vicenza. Io sapevo. Testa. Ma vista a me, sei arrangiato più assai. Ma che vecchia, mantisellata me mia suocera, mantisella. Ma dico io, quando mi ti chiamavo mamma, te quando mai? Mi sono sempre rifiutata, no? Ehi, amore, te, vedi se puoi annunciare un poco l'onorevole passaguai? No, te vado là dentro, mi vuoi mandare? Signorina, signorina, mi scongiuro, io ho i creditori che si sono asserragliati in casa e lì mi aspettano. E tu annunciato? Ehi, andiamo a fare una bella passiata. Ma dopo che fa la passiata, guardate. Quando c'hanno mia moglie e mia figlia in ostaggio? E che già fa? E che già fa? E allora che decide? Meng? Maddo? Noric Tras? Ah, così è bello! Ma perché ci vuole un annuncio? E se capisci? Sì, no, mi arriva una cosa in faccia. Addirittura? Da bene che so. Signori, per piacere, annunciatemi voi. Io? Posso avere? Sta venendo l'Uberto! Oh! Udite trasito. Ma siete sicuro? Trasito! È trasito. È trasito. Ma io mi ho sentito ruggita! Aiuto! Vieni, ma la chistra, un dopo è strano, posso andare all'ufficio suo, no? E come no? Chi l'ha detto?
Appena sei libera, ci metto un cappello alla coppa e me la stipa. Ma che ne faccio? Si fanno tanta brutta. Io sto qua. Ah, cumpa, finalmente. Calma, calma, cumpare. Io già ci mandato un nuzzo padre di mettere a parlare con cumpariello. Non voglio incaricare. Mo sono arrivato io e sta giusto ogni cosa. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, sta qua. Gesù, non mi vira. Sì, ma mi ero preparato che la sei vicino a così. Di che fermezza è a proposito? Senti, non... Oh, ma che fai da zitto? Io? No. Mi parlate con cumpariello? Sì. Sta volendo? No. Ma tu c'è detto che hai stiamo qua? Sì. E beh? Farite il saluto a me. Sempre gentile con cumpariello, mi manda sempre il saluto. Fa così, non lui. Ehi, tu da zitto tre volte. Ma tu cumpariello, dicendo che hai non me ne vado a casa, non venisse. A da fa pace con la moglie, va? Oh bello che mangiami sei scarpe nuove e mi fanno male i piedi. Tu stai ancora qua, cazzo un po' di amore, curro! Ma ti vuoi dire, ma per dire? Devi fare una cosa, vai andare da comare, rincirlo, fuori sto compare. A da scicca fuori, a fare l'incontro tra Vittorio Emanuele e Gigino Garibaldi, va? In da piano. Ma già la sinata da voi, da tu quelli, io non sono antipatico. Quando mi viene a me, sarà giù assai. E va bene. Ci va Camillo, penso, conte di Capurro. Ma che letto, prima che trattiamo a parlare a marito, aveva una cosa in faccia! Ah, tu sei aiuto? Ah, poi aspettiamo che si cambia un po' che poi ci parliamo. Sempre se possiamo. Per favore! Sono io! Allora, per favore, signori, si è seccata la colera, datemi un bicchiere d'acqua! Sì, sì, ma la porto l'acqua! Ma presto, presto, sta per scadere l'ultima tomba dei creditori! Vieni da aspettare poco! Perché? Manca là! Tieni il cannolo solo! Andà a scuotere! Andà a scuotere! Ma come si può fare? Come si può fare? Puri tu puoi vendere serpiente, ma si arrapuglia anche a me! Non fa niente! Anche se tiepida! Sto parlando con donna Vicenza! Ah, state parlando con una Vicenza? Beh, state con Vicenza? No, no, questa volta non so fa capace nessuna maniera. E il caso che ci sto a fare, lo bene, c'è la pacienza. Non ve ne caricate, adesso ci sono io, ci parlo e subito si convince. Ove? Voi che decido, voi non volete parlare? E parlatelo, vi voglio bene, qua il fatto è grave, è gravissimo. E quando vi sto pregando? Sulla stima che vi porto? Volete che un film? E mi scrivete e ci mette la firma su. Voi? Voi filmate? Cioè, voi volete dire che io? E voi? Sì. A voi va mandata mamma! Chi ha mamma visto? Allora io glielo dico, che garantite voi con la firma vostra? E io. Cioè che io? E voi? Ma garantite che cosa? Va a provare a nero mare, a capa chi? Lo be, lo be! Aspetta, se acchiappa qualcosa lo faccio. Ma voi venite dopo da terra, io pensavo che stavo parlando, non ho fatto l'occuparillo. Casta l'acqua, è Don Luberto. Ma meglio ne c'è pazienza, piglia donata, va. Ha già avuto uno sciante troppo brutto. Maranna, è sentito qualcosa a No, no, a Don Gennaro. A Don Gennaro. Purtroppo. Meno male. Senta che là, così. Dunque, cavolo, donna, non poco cavalletto, in modo figurato sono femminista, ma femminista non significa essere pagliocchio. Dunque, guarda che dico, in da casa l'uomo sa da fare rispettare. La femmina, la femmina, ha da stare sempre sotto pacca, sempre sotto pacca. Genna! Yeah. Che dice, Mandisa? No, no, non mi mettete paura! Casta l'acqua! Mamma mia, non ti piglia nato, va! Ha già avuto una tuschianta! Oh, Giulia, ma avete mangiato salato? Poi ti spiego, va! Ma perché, carito, che ha fatto mangiare salato? Io, no, no, quando mai? Gli dicevo una cosa di questa. Gli dicevo che... Ma che hai combinato? Ma come ti metti il paposcio e poi ti metti un cappello elegante in capo, ti metti? Gianna, bello me, io mi fa contento che ho messo a bigliere, mi fa tre piedi due assai, non ci posso fare niente, mi fanno male. Quando siamo in partenza mi metto scarpini. Ma perché gli italiani matrimonio? Oh no, niente matrimonio, tu no, è una piccola sorpresa da amica e poi quando è dopo? Dichiara a tutti quanti. Ma che è successo che hanno fatto pace sti rucchi? Ma che con niente ancora? Ma voi c'è sto marito vostro, caro! Brava! Sì.
Parite voi, chi li acciare, acciare, ma non accocci mai niente. In accocci mai niente, in accocci mai niente. Ma fai salire, o sai che la carta capo, fai salire. Ferita sei? No, basti con l'acqua. Fa una cosa, buttaci l'acqua da Lumberto la via tinta e facci il caffè alla cumarella, lì c'è fa lo sto cumbare, a da fa faccio cumarella, ma... Ma tu non ti muovi, no? Tu ti assisti ma! Ti assisti ma! Lui ci avimma scusà! Ci avimma scusà! I mezzi hai ridotto a casa! Ma mezzi hai! È furnuto tu, andiamo bene, da buttaci l'acqua alla via tinta. E ti sbazzi, cagare l'acqua a te. Gennà! Ma non potessimo fare niente con sto aglio! Per codesto? Periglio? Dimmi una cosa, che ti dovresti di dire tu? Io? A prima Alessandro Volta! A prima Alessandro Volta? E stiamo a cavallo! Più tardi preparano un bello sicchio di collo, ma... Ma che già fa la cucina? Ah, non te ne caricare, non ti preoccupare! Un mio piccolo segreto, che poi quando è dopo... Dichiaro a tutti quanti! Oggi no! Oggi no! Ehi, allora ci parlate! Cai! Ma dava sai in mano! A chi? A moglie! Ah. Ecco fatto, ce l'ha zitto! Che risposta! Ma dove sei Piera? Un marito! E se capisci! Ma ci capite, ma ci vado io di persona personalmente, immediatamente, mammo! E risolvo come sempre! Ma dove vai tu? Ma che fai tu? Ma è possibile l'uomo proprio di disabitare un bicchiere d'acqua? Dove stanno tu? Ehi! Nonu! Ma che fai da sì? Io? No! Vado con marito! E dicendo che do la licenza e mi sa che anche non va se male, o cerco scusa o cerco perdono. Vam! Ma aveva mettere i pattini stamattina. Rete, ho frate, eravamo un bicchiere d'acqua. Acqua, Ioli Margiolino! Nonu, te non pare circa, ma tu qua? Ma poi capi che stiamo coppe e spina, no? Andiamo, non pigliare, non parlo l'acqua, come? Ma Ricky, ma non si potevano appiccicare ieri che avevano ancora le scarpe vecchie, no? Tu devi cavare, capito, cavolo? Nei, ma chi sta muovendo, no? E che lo dici? Mo penso no. La stiamo di tramè. Poi quando stanno qua fuori tutto e due. E tu insomma, che vecchia, che facile mi fa? O B perché sa di essere femminista, perché proprio la furbizia femminile da queste cose risolve sempre, bravo. No, ma da tu vicenda, lui che ha un marito, cerca scusa, va se mani a cerca perdono. Mia moglie vale tanto oro quanto qui, sai? Non c'è dove, non c'è dove, non c'è dove! Grazie, grazie, ma ti dissimo la 100.000 lire! Aspettate! Ma che aspettate? Io già pigliato a cambiare! Ha detto che avevo pure la firma vostra! Ha detto che io, E poi io! Ma voi magresti fatto? Vostro marito è un grande uomo! E lui da qua, Aspettate che torno subito! A così voi, E io! Aspetta, vado non mi fai messa! E lo faccio sfrenare! Gennà! Gennà, guardami da l'occhio! Tu avessi combinato qualche guaio! Casta l'acqua! E non uccio! Ma bella me non ne piglia nata, va! Faccio avuto una schianta! Nella corresse qualche malattia! E è così, credi! Apo! Ma non pensiamo a chi si ruio perché a pace in famiglia la prima cosa, poi a ma cosa, ma ci fa succedere la guerra! La guerra ci fa succedere! E come dirla? Il permesso! La guerra, Gennà! E da giurito prima! La femmina sempre sul tuo pacco, da sempre! Oggi no! Sta venendo allora? Stavo venendo, c'è mi sono indotto assi nervosamente, ha ingranato a marcia, ha incontrato una faccia, l'ha buttata sotto e l'ha avuta pur d'ospitale! Ma voi vi ridò pataterna, e chi ha chiesto qualcuno lo quartiere? Non sa, c'era uno che correva con una cambiava a mano! Oh, Roberta, che si è fatta? Niente, prognosi riservata! Ma vabbè, è fissata lì! Ma va a capire! Ma vabbè, ci va! Si è fatta male a Roberto, hai capito? Certo, mi dispiace, ma come si dice? Morta tua, vita mia! Mi sparate pure mettere la firma sotto la cambiale, capito? Non e intanto mi esce una Vicenza che è fuori, cari cimmoni. Cari cimmoni. Ma già fa venire un'idea, un colpo di genio. Come se... Ma dopo un parito, sì? No, ma che come, niente errore! Ha buttata sotto a Roberto e l'ha autoaccompagnato ospedale! Un povero uomo! E ma come faccio? Gli ha città a Vicenza con marito stai per caffa ora! Facciamo una cosa, Gennà.
Vado un momento a via l'interno, poi che intratti la comarella, va, va. Ma che intratti, sì, E queste sono le femmine, bì. Se mettono sempre a me se combinano solo uai. Poi quando è dopo l'uomo, il mascolo vero, deve risolvere. Ci vado io, non te ne incaricate. Ci vado io. Ah? Ti hai chiamato? Ma chi ha chiamato Giornaca a me? Ci dicevo Giornaca, no? Mi sono sbagliato. Aspetta, ma mi metti in lente, capito? Allora, come suggestiona così, capisci il personaggio? E per me si com'è? Stupidezza! Che madonna! 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 Cosa? Come ha fatto? Mamma, mi trovo a farci! O sangue! Soffrendo sangue! Ma tu non schiena niente, ma perché fai sei bombinato lui? Guardate là, ma pensavo che era successo! Che era successo? Che era successo? Non mi accidono proprio che sta lì! Vedi! Un bicchiere là! Bravo, che era successo? Io non ho scassato a lei, non ho scassato! Per lente buone carte non! Questo mi dispiace, eh! Mi dispiace per lente, se ti dispiace! Eppure sono stato così gentile! Cagli, ti hai messo con Marella, posso entrare? Che che soddisfazione! Come sta? Allo! Se ne è fuiuto marito, ma è con mamma, se ne è fuiuto! No, comare, calmatevi, perché... O con Mariello non ci sta ancora da tornare! Non ci sta? No! O Maroni, allora gli ha chiaggio con giù! A me! Oh, Gumba! Gumba! E vi ha fatto male! No, ma avete fatto bene! Come mi dispiace, Gumba! Come ci pare? A voi, amo, Gumba! Ma che purità, colpa è pura vostra! A mio! O Gesù! E voi transite nel campo di battaglia senza nemmeno una protezione! E la prossima volta mi metterlo al mezzo, va bene? Onna vice, per dire la verità, chi lo Gumba sarà pure dispiaciuto, eh? Perché si sono rotte il letto! Il letto pare da te lungo, Gumba! Gumba, ma allora faccio con YouTube proprio buone! No, Gumba, no, c'è la pazienza! Adesso no, il riso mi indispone! Scusate, Gumba, ma quello sapete che cos'è? Quello è un fatto nervoso, capite? Non fa niente, cacciate il lente che ripariamo il rammaggio! No, ma ripara niente, non fa niente, grazie! No, Gumba, io ci tengo, state a casa di cacciate il lente! Mi dite che non fa niente, non me ne carica! No, c'è no! Che mi fa il lente pare cartello? Non accatta un lato pare, non te ne carica neanche tu! Chiamma, Gumba, cacciate sti lente! Ma andate, Gumbare, che le lente si sono rotte, sono chiudiamo su un brugato, hai capito? Buciardone, che se ne buci, Gumbare, si fa così, eh? Casta l'acqua! Bravo, Redeni, è tocca! Io mi sono sfermata la paura, io mi pensavo che se avevano rotto le lente, ma lì da canuga! Sto Gumbare, capito? Redeni! No, Dugno, tu l'acqua, te la piglia rinto! È ma l'acqua con che sta? Già dice, ma non voleva l'acqua, non voleva dire, ma piacere, tu dici, dice, fare su fatta, perché casta mi siamo sulle spinte! Stanno nel bozzo, andate belli, che voi credete che mi sono scordata? Addo sta il pusillamine? Chi? Mio marito, il pusillamine era sto. Ah no, ecco, siccome è stata con la parte sotto con la sia, adesso il pusillamine lo sta accompagnando all'ospedale. Ma che sta crescendo? 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 Ma niente di grave. Prognosi riservata, prognosi riservata, Gumba, che è successo? Che c'è no, è così, ma non è Gumba, il sapone, non preoccupata, ha saltato il COVID, avrebbe parlato poco, rimessissima sta situazione. Gianna, passe. Volete parlare, ma? Ma che volete parlare? Che volete parlare? Oramai non ci sta più niente a fare. Ormai tra me e mio marito è subinterrato. Che è? Subinterrato. Subinterrato? Non vi piace? No, sai. È una parola nuova che mi sono imparata mo. È nuova. Stai zitto, ma ci parla. Insomma, Gumba, tra me e mio marito è subinterrato quell'odio che soltanto la sacra rota potesse levare. Ve volete spartare? No! La sacra rota è una macchina, come una sta sotto, spazzasse cose e fornisse gamma. No, Gumba, ma manca i cani, per carità. Gumba, chi non mi ha intrazzato pure l'intero radiota? Che se... state d'accordo che la signorina non c'entra lì? Sì, signore, che non la fa ruffiare? Niente di meno. Sì, signore, la bella soia, sapete? Che la femmina bionda, con smalto un po' ballogna, che la gonna spaccata, che ha spaccata innanzi come si parte mo'. Gumba, ma allora voi la sapete a questo? Chi la sa, Gumba, voi la sapete? Chi la sa? E voi ha detto smalto un po' ballogna, la gonna con spaccata innanzi? No, Gumba.
io tutto questo lo penso nella mia cervella. Insomma, sta pizza è svergognata, sapete che fa? Appena un marito è scerata... Ah, è pure maritata. Ho sapete voi che è maritata? Comare, voi la dritta, appena esce un marito dalla casa. Che significa? Che è sposata, no? No, compare, siamo fatti primi, io tutto questo lo penso nella mia cervella. Praticamente, compa, praticamente io penso a ca, passa a ca, io butto a ca. E avete gennaio, sì, e cosa fai qua? Sì, sì, ma io ho capito, parlate. Insomma, sta piazza è svergognata, appena un marito esce da casa, fa un numero e cerca un tassi. La signorina Rocentralina subito dice che si annuncia un tassi per la signora Tante Tali in via Tal de Tali. Isso, pure che sta a 20 km lontano, subito se me ne clapa, Arezzo 29, 3 minuti, e la signorina della tozza, capito come? E poi tutto questo vuoi come la vita pure? Ma dai, ci faccio! La lettera anonima, si capisce, no? Ma compare non dare proprio niente, no? Niente, compare niente. Compare, non ho scoperto proprio niente. Io tutto questo lo penso sempre nella mia cervella. Sino Arezzo 29, arrezzava ancora. Io facevo a diventare a casa, non ce l'ho 25. Ma voi mi facete proprio i fumetti, e dici proprio il romanzo d'appendicito. Come l'ha diritto, oramai tra me e mio marito non ci sta più niente a fare. Ormai, pure per una fessaria, che faccia dicere a voi, per una camisa che non si è stirata, succede la fine del mondo. Ci volevano figli, come questo ci volevano figli, e invece la Madonna non ci ha voluto benedire. Tanti anni matrimonio, preghiere, cannella, lampadina, e mai una volta che avessi scomodato una dammana, mai! Vincenzi! E sentite le tribù napoletane! Chi tiene 5 figlie, chi sei, chi sette, noi invece no, no, noi siamo svedesi! Non me l'hai voluto fare, grazie! Ah, tu non me l'hai voluto fare, e io il lampadino non te la piccia più! Buongiorno, Anna Vicente, vostro marito dove sta? E che la che volesse sapere pure io, Anna Gemma, a dove sta mio marito? Anna Vicente, ma che segreto vostro marito che per mezzo caso o guaglione può fare il proprio comodo? E ci dice la casa sbaglia, e ci dice la casa ci leva sotto, passi, ci leva sotto! A licenziamo, a vetturiamo, e ci leva sotto! Allora d'angillo, Anna Gemma, perché chi mi serve a me? Anna Gemma, ma come dico io, ha fatto una settimana e turno di notte, e neanche per le spese ci siamo usciti. Ne hanno visto, ma chi stanotte che fa? E chi ho fatto? Chi ho fatto, marito, per notte che fa? E prima, quando usciva la notte, portava sempre la campata a casa. Ma magari è venuta la peste a farsi tutto insieme, sì? Ha paura, Anna Gemma, ha paura, cioè non esce più la casa. È come se ci stesse il coprifuoco. Bravo, ha paura, son. Ha paura, ma che state dicendo? Quello, il giovane della stazione di servizio, ha trovato una mutandina celeste nella vettura. Umano, non ha tante io! Ma mutandina celeste in vettura! Ho posteranza! No, Arete, ma che bonici! Che bonici, mamma! Avrà trasportato una coppia di sporcaccione! Oh sì, una coppia di sporcaccione! E l'autista delle vacannelle! No! E l'autista delle vacannelle! No, può essere! Ma chi sei credo, no, può essere! Ma che bonici, c'è! Anna Vicente, io ve l'ho detto, io ce leva sotto, tassi, ce leva sotto! Statevi bene! Ma no, ma non è a te, e che lo so fa con me, che lo so fa! Ma è tutto chiaro! O marito è guardiano notturno! Ma non è la vedo con la Gervasio! Ma no, marito non è Gervasio, un marito la bella sua, che la bruna, zingarella, che ricchine curall! Ma non, come mai, io tengo andando a luce! Anna Vicente! Non uso! Sta venendo Salvatore! Marito,
me ne vado, ma me ne vado, il l'agilista ha ingaggiato immediatamente una corsa che tassi per arrivare primi. Ah, naturalmente perdeva, ma per fortuna si è messo annanzo il camion era un mezzo che ha bloccato traffico. Allora mi sono luato le scarpe e ha già fatto una volata. Voglio con un barillo, io. Sì. Pure un fagotto sotto il braccio. E sarà un bel regalo per voi. Qualche bomba orologio. Bomba, sentite, non vorremmo proprio avvizzi. I mamma mette qui, in una voglio guardare manco in faccia. Ecco qua. Tutto a me va a succedere, tutto a me. Nucriatura, magari! No, stavo anziano! Che la cubana qualche bambotta! Faceva prima! Cubana, chi sta vivo? Fermi tutti! Chi è che sta con le tue attacchi a figlio? Agata, Agata! Agata già sta andando in funzione! E chi è sta Agata? Mogliere, ma Agata Crist! Già sta facendo il romanzo giallo in dacelo bello, sta facendo! Siete buono, non mi chiama giù Agata perché ha messo fatemi il disco! E tu non mi raccuoli e dammi il tempo di spiegare alla gente come ti ho partorito, hai capito? Parla, dove sei io la tatarete? Guardate, la tatarete, che c'è sta niente a fare. Vaia, vaia! Chi è vaia? Vaiassa! Sei volgare, sei volgare. Abbozzato, compagni, abbozzato. Abbozzato. Dovete sapere, cari compagni, che stamattina ci è passata la serie guai. Il primo è stato chi l'ho coperto. Ha fatto una corsa sembrata sotto la macchina mia. Ma è bravissimo! Ma vedi che passa sempre guai, forse si voleva sovicitare, che faccia ridere. No, ho capito. E che sei stato il primo guai, che ha già fatto? Ha cipigliato tanto Luberti e ci portato all'ospedale. Poi bella e buona è arrivata una chiamata urgente, una signora. Arezzo 29! No, ma riceve da Giacozzi 25. Lei è capace mi ha fatto andare a volgare pure a me. Che volgare pure a me che sono figlio di persona per bene. Sandra, Sandra. Chi è Sandra? Sandra Aglia. Capace di farmi diventare volgare pure a me. Chi la mi fraccionava? Abbonandomi papà. Abbonandomi papà che non mi ti voleva dare. E quella è stata la differenza. Che da famiglia per bene a famiglia terra terra proprio. E non male che... Compa, mi dovete credere. A me tante scuole è mancato. Compa, tante scuole. Compa, i 3 anni mi ero pigliato al senza media, ti capito? È stato proprio bucato. Ma poi alla famiglia, voi ricordate abbonare mio papà? Bell'uomo. Caporale di Bersaglieri, che bell'uomo, bello. E la meraglia ambiente era proprio di... Ha scivolo solo, bello. Un cappello di più. E mamma, abbonare mia mamma, che gentile donna quella donna. Ma da ricire una volta solo che mamma è asciuta una casa senza si mettere un cappello. Per forza, che ne si metteva un cappello rubato? Ad avere con me bello con me, una femmina curiosa, mi è su metro tante, vai. Quando asciuto con cappello, vado che è più, arrivavano un quartiere. Tutte le creature correvano a prese, bene, 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 bene. Che spettacolo! Non ti prendere confidenze, che abbonare mia mamma, queste sono cose che parliamo dopo solo a sole, capito? E parla, dopo parlare di corte di sempre che mamma era una signora a differenza di mamma. Da. Mamma ha conosciuto solo a papà e chi l'è stata e basta. Non mi fa parlare mamma! Non mi fa parlare mamma! Senti, tua mamma non può parlare proprio, capito? Statta zitta, perché mamma mia ha fatto sempre casa a chiesa, chiesa a casa, casa a chiesa. E per forza, che lo sapevo prima. No, io c'ha, capito? Io c'ha. Non chiama a parlare, capito? Perché tu mi devi spiegare chi è questa donna? Questa donna che ha telefonato, chi è questa mia casa vicino all'ospedale sta signora? Sì, sì, Hitchcock, Hitchcock. Ti dici com'è? Hitchcock è una forestiera turistica. No, tu sei la sorella, sia nipote, sia nonno di Hitchcock. Bello.
non è Lucario Pagliani Rubia, tu guardi Pagliani Rubia. Ma abbiate bontà, mantenete poco a sonno lì la mano, c'è dove c'è? Io già. Ecco, ma se avete creato, io quando tengo in mano occupata, pare che non tardo a parlare. Beh. Approfitto, ma ho pure poco un ciubanino, così mi sento più libera, avete capito? Ah, dunque, a che ormai è arrivato? Dunque, caro compare, questa signora... Con la mutandina celeste? Che ne va la mutandina celeste? E che ne sai? Che sai? C'è il mutandino del signore? Da magna, da magna! E se capisce, si acciappa una magna! Non l'accio con te, l'accio con voglio! Niente di meno, te la voce lo tenore da magna, te! Ma che Gennaro, ma tu sei si ma dove è questo cosa lo fa? Avrà ragione, avrà ragione, la dice la comare, quella è donna lo sa guidare meglio, hai capito? Certo. Ah, comare, è donna. E lo acquietisce meglio. Dunque, questa signora... Questa puttanella... Ha trascinato la volta nella volgarità. Ha bozzolato. Un'altra volta, non c'è salita a fare. È meglio che ambastonga, zitto, si do, oggi mi affronti proprio alle candele greche e non voglio andare a più. Oddio, compare, mantenetelo, sto tremando sanato. Inda, Inda, Inda. Inda. Indigena. Indigena. Faccio vedere indigena. Calmiamoci e parliamo. Allora, caro compare, questa puttanetta. Questa signora, caro compare, mi ha fatto girare la città sotto sopra per mezz'ora. Fin quando abbiamo arrivato vicino a un bel palazzo antico con due colonne di marmo. Però se non so sta zitta, se ne ne devo bere, il pozzo di va a parlare. E nanana! Ma vi voglio bene, non venite si strilla da. No. E voi lo facete finisce insieme a suo voglio. Io la rapa luce, vero cappello, perché mi vuoi cucire il bello mondo, no? Un po' di docenza. Dunque, ero mai arrivato. Faccia il culone della signora. Non me la tratta volgarità. Non fanno niente, abbozzate. Siamo finiti di danza di. Bravo. Dunque, la signora, questo mi ha detto, signor tassisto, io ritiro dei pacchi e torno. Io mi aspettavo che la signora ritirava i pacchi. Quando ci visto che sta signore sti pacchi non... No! Ti voglio bene! E a sta di solo voglio! E se ne invece non la mia idea, Federica, ma c'è sentito due e tre traviate qua! E chi vuole soffrire? Scusate, compa, ma... Che ci faccio fare? Chi ti chiama? Ma lo dovete con gli anni, luci luci! Che sei questo? Voglio trovare ricette e ci fa ricerere però! Ci penso fino a Rossello. Faccia i pacchi da signore. Franca, non me la tra. Non me la tra. Non raccogliete, non raccogliete. Insomma, caro compare, acchiappa la signora, piglia la signora, raggiungi la signora, e sparuta la signora. Veramente? Si è diliguata? Si è diliguata? Che può fare un povero uomo, si chiama il palazzo e va a spuntato. E tra su da casa se ne è asciuto là, c'è già il primo danno. Un danno più grosso e stuaglione che c'è anche un nuovo fine sempre. Mo ci batto faccio un po'! Ma sei asciuto qua! Non ti sento più! È una cicla! Non ti piace, allora è tuo mammone! Su con mammone! Fani, abbozzate! Bella, bella, bella! Rorma, Carme! Sei stato zitto, creatura! E se vede che la piace nei canzoni antiche, che fai? No, si vede che volevi imbracciare con Marelle. Con ma fosse Dio. Guarda, scusate, ma io ancora una cosa non ci capito. Ma che ci azzecca mo sto creatura con la signora? Perché è strano, capito? Che sto azzecca che la signora? Perché non è uscito fuori? È buonissimo! Ma facete mettere una scopa, sì o no? Si parlate sempre qui, quando andare a parlare? È giusto, è giusto. Andai a un certo punto, che ho fatto? Ho visto che la signora non sortiva più. Guardate dal portiere, scusate, guarda mamma, chi sta la signora, tra sia, così, guardate, non ho visto nessuno. Ha detto fra me e me, si è abbattuto che sta la signora, ha fatto fatto. Ha fatto questo essere chiuso, non dare. Non dare! No! Pigliate la pazienza, tornate in casa nella quiete familiare, di. Sono aiuto a mettere tutto si aiuto a mettere in moto quando bello e buono compare mia reta c'è di su nulla niente. Era il nonnillo che gagneva per un me gagneva con un biglietto scritto appazzato a biglietto, compare mia. Una cosa che fa sparto il cuore, proprio. Un biglietto! Vabbè, compare, è vicino un biglietto. No, compare, mi voglio bene, mi mette in difficoltà.
ho ricciuto, ho piangiuto e non voglio piangere. No, compari, può essere che è uscito qualcosa non gratuito, sapete chi è, chiama, ma leggi. Mi mettete in difficoltà, ma facete chiacchiere senza e fermare, perdete dignità. Compari, piangete un'altra volta, ma da leggere un biglietto. Andate la violenza, non lo facete leggere, fa fare a chi le legge, chiagna, e a me mi ha avuto stomaco. No, compari. Non sa niente a fare, tu non tieni il cuore, tu tieni una risolvo, vostro cuore, capito? Tieni i peli sopra il cuore. Leggi? Iam, pagliaccio, leggi. Leggi, diamo. Ti vadi. Male. Iam, bene. Se avete anima e cuore... La città vi ci vuole. Se avete anima e cuore, facciate vedere che ci vuole, si può andare avanti. Non voglio leggere più. Non voglio leggere più. Abbiamo da leggere Ciccia Bella. Che ho leggi su biglietto, mo? Ritatta, compagni. Ma senti, non ma come mamma fa con voi? Legge. Legge solo per rispetto a mamma. Legge, fuori rispetto, legge. Ma facetevi più di piacere di quello che fa. Sì, sì. Se avete anima e cuore, abbiate cura di questo bambino, il Dio vi benedica. Non posso. A che non posso? Non posso spiegare altro. Non posso. C'ha bisogno una S. Ah, non posso! Non posso spiegare niente. Si tratta di un casso pietoso. Un casso! Comba che le coppe ce l'ha mis asso! Il Dio vi benedica, una madre sfortunata che parte per l'Africa. Africa. Che non tornerà mai più. Ma dale, ma che anno fa? Se tu a me si cosa, mi tocca notto. A me si cosa, mi tocca nei erba. Ma a me si cosa, mi infornano il cuore. E di me mi ha dato un quadro acqua in la camisa. Oh, ma già di pacienza, ma andate un po' a castare nei dì, chiami già, noi. Ma che gli ha già pure con me successo su fatta pietosa? Non te lo do il biglietto. Cumare, cumare, ti dà un creatore che sta chiagnendo. Cumare, chi li chiagne sempre? Vieni però qui, dai, amo, cumare. Bella, Cumare, te li di proprio manaffadata. Ecco, ma già dicono, ma com'è possibile sto fatto? Sto creatura, appena viene un braccio a me, s'acquietisce. Perché non ti conosce ancora? Bella, a proposito, cumba, è mascolo o femmina? È mascolo. Oh, e tu che ne sai? Che ne sai che è mascolo? E chi è che è mascolo? L'hai detto mamma è mascolo. Chi è che è mascolo? A gran voce l'hai detto. Ma quale grande voce? Meno male che c'è il suo compare che può fare questo modo. Compare, parlate che a 10 sente. Accetta il mascolo? Sì. Come stai? Un saccio. Ma non mi ricordo com'è col saccio. Aspettate, per rimanere il buco vicino al re. Ma quando il buco vicino al re? C'è una creatura in maschera, lei so sapeva! Dario! Chi è Dario? Tu, Dario Argento! No. Cuma mi ha detto che non mi ha dato creatura. Ma chi è tu, Dario Argento? È un marito della signora, Umare, chi si sta chiamando la tavola? Non è possibile! Ah, chi si sta il numero? Che mi ha giocato un biglietto! Bella, Umare! Bella, femmina intelligente! Umare, mi dovete credere, da campa scientata! Umare! Scientata? Sì, perché Umare ha risolto i crebussi, il filobussi, come si dice? Che ha fatto, Umare? Dicendo biglietto, mi ha fatto ricordare che dal biglietto so com'è che il bambino è mai. Oh, veramente? Questione di ignorantità, non si dà a scopo, non lo sai. Con il biglietto, come si è scritto? Come sta scritto? Abbiate cura di questo bambino. Oh. Se è una femmina, diceva abbiate cura di questo bambino. Usava la lettera A femminile, come tutte le lettere al femminile, le parole al femminile furnescono con la lettera A. E purtroppo, caro compare, Hakata!
Agata comincia e fornisce con la lettera A. E purtroppo per te, pure Gervasia fornisce con la lettera A. Gervasia? Ehi! A padrono da sì. E che te cagli sparti con una Gervasia, a padrono da sì. Che te la ricero? Che te la ricero? Tu avrai con me venuto agitata a parte qua. E dire buone che ha parlato a Nanzi e testimoni e beccarne bene. Ma a me non c'è sta niente a ricere perché sono un me cristallo. Ma io sapevo che hai con la Gervasia, cari! Che tu le vai sotto! A davresi io trovo! Perché io per principio mi chiedo da sì, io sbatto faccia un pilastro, perché mi è suo padre, ma non c'ho. Va bene? Già, io però perché sono carico e hanno a servizio con la Gervasia, mi chiedo da sì, c'ho romanese. Ma no, come non mi sentire chi vuoi? Tu mi hai spiegato chi è questa signora con la mutandina celeste? Umaronna Tanziri, ma che resto fate questa mutandina celeste? Un barile è tornato a Gervasia. Hanno trovato in tutta si vuoi sta mutandina celeste. Mamma bella, che ci faccio questa mutandina celeste in tutta si vuoi. E risponde, che ce fa? Mo ce lo dice, mo ce lo dice. Mi ho ricordato. Dici? Un travestito. Un travestito? Sì, un travestito mi ha scato piacere, il signor Tassi, sta già di pacienza. Non posso cagnare un po' chi dove Tassi. Io sto con me, sapi, da chi pensi ero obbligato. Ma dove vai tu, Anna, lì? Ma non mi voglio sentire che ne sei pensato a colore, te! Nanana! Ma ne pigliate un grado, non piacere, sì, eh? Nanana! Lassato. Mamma mia, è costato cubire la sua creatura, la sua creatura. Affidato creatura, bella, picciorino, non ti piglia collera. Rorma Carmelo. Si è calmato creatura, ma però cubare, calmatevi pure voi, a non prima arriviamo. Ma che è facile, dici, calmatevi, calmatevi. Capite che insomma, a questo momento ti cacci il cervello che mi vuole, che devo risolvere il problema con un bambino. E che la catina si mette a faccia lo fa sto momento. Compagni, scusate, ma voi come ho voluto risolvere, lo fate un bambino. E hai già pazienza, io modestamente sono un uomo di mondo. E che si cosa darci come va? Compagni, che ho creatura sa da pigliare, sa da portare un coppa a questura e si deve consegnare. Umaronno, compagni, ma che state dicendo? Così è. Ma come? Ho un anello un coppa a questura. E vogliamo portare in campagna, compagni. Questa è una casa di grave responsabilità. Comare avevi il dovere di portare la coppa a questura. Anzi, pazienza. Io capisco che vi dispiace, vado affezionato, che bacia dicere, non ce la fate voi, datemi la mia. Voi mi date un biglietto e ci portate a mia moglie mi coppa a questura. E così ti manesco coppa il giornale e mi faccio la pubblicità. E va bene. E che faccia di stru compa? Si che stia legge. Che stia legge. Allora. Salvatore! Ma noi non potremmo fare niente! Non possiamo fare niente! No! A dai coppa questura! A dai coppa questura! Va buono, andiamo, a dai coppa questura, andiamo, compa! Pigliata, pigliata! Ma mi dispiace, ma che avevo passato un uomo, io dico buio! Non puoi fare qua il bambino! Non è vostro, capite? Non vi appartiene! Non va a partire! Oh, ma ho più bello la vita, ho dormito! Ma perché come si sta zitto? Come Gianna, tu fai schifo quando va! Come faccio schifo quando va? E non la no! Tu fai più schifo di me, ma dammi altro mai schifo! Ma abbiate poi da Santa Basilica, se non invece da qui sulla mano tu santo buono, se voglio. Piglia da solo dillo, vieni non qui dal mondo. Vabbè, mamma piglia. No, no, è meglio che no, va a fornire che chi le può abbracciare a me. Salve zia, e poi quando porto un coppa a questura lo metto in manetta. Ma perché lo metto in manetta, voglio? Non c'è metto. Metto in manetta, voglio. Meno male, no, Rico, quando porto un coppa a questura lo metto in due cestine. Ma perché l'hanno avuta in due cestine? Non lo metto in due cestine, o maronno, compa, ma lo metto la sto creatura. Ma lo metto, compa, lo metto in danno, fanno troppo. E sollevano, no, siamoci, andiamo, vabbè, metti. No, aspettate, no, aspettate, chi ne sa che è che Cumma chi l'ha capito? Io voglio una capella. E tanti botto, non voglio tenere l'istinto con me cane. E a me cane, e cane quando è portato canino, no? Chi le vuole che ne male? Ma guardano in rinda all'occhio come si volessero ricevere. A me non insomma, no, come si volessero ricevere. Io non voglio, insomma, io ma non lo so che cacchio vanno a ricevere. Però una cosa sicura vanno a ricevere. Comare, guardate come fa con quella occhia, avvicinati sta cuccioli. Visto se pareva! Bravo, comare! Avrà ciò che non mi ha mandato.
È suonato il silenzio, è suonato. Ma con me che ne fa a me nessuno ci ha pensato, no? Salvato! Ma tu l'hai rata a zucare qualche cosa? Avrei che ti stai per rispondermi, avrei che ti stai per rispondermi. La gelata a zucare un fiasco di vino, va bene? Guarda, con fiasco di vino, ah, ma già! Ma Richino, io mi hanno ammarito una su creato un papà questo? No, questo mi fa una bella zuppa di soffritti, che dico? Ah, zuppa di soffritti, ah, ma in fondo che fa si sciuto nel maccaio con signa marimana? Agitamente, che stai dicendo? Fammi sentire pure a me. Agita così, che fa si sciuto nel maccaio con tutta marimana, papà questo? Com'è, si va in galera. E almeno ce va a sazzi in galera. Ma no, creatura, voi andate in galera. Chi la conta? E si capisce? Oh, ma non mi preoccupate, chi là dopo fanno a bottiglia con latte artificiale. No, com'è, ti state dicendo? Che il latte artificiale non è buono e fa venire il capo grosso. No, sì. No, no. Ma Salvato! Ma vedi? Ma vedi un po' biglietto se sei scritto qualche cosa? No, a mamma sei scordato di scrivere un menù. Guarda, un menù, no, Ricky, ma sta mamma non pensava proprio a niente. E che diavolo, lei può mettere l'istruzione? Cioè, voglio dire, l'istruzione che fosse, come si chiama? Quando mi si tiene, che si mangia? Si sono proprio un latte artificiale! Ma davanti, ma con latte artificiale, come la gente che non è buona? Ah, e fa venire il capo in bomba! Che lei si sa buffare latte artificiale? Perciò me lo sapevo bene! Tanta zitta, la mamma! Presto, che le mandaranno un uovo nero, ora non mi vado mai. Insomma, che lo tene che la latteria. È Salvato Rossa. Chissà c'è la latteria, dove c'è la latteria? Andiamo, com'è? Venite con me. C'è una momenta. Mi sa carino di una fama, sì. E andiamo a mangiare. C'è la batteria e tu non fai la vaccarella, ma venite un poco di terra e niente. Comparino poco di pacienza. Compare poco, ce n'ho assai di pacienza. No, comunque già di pacienza, ma non è che ho un poco da fare, ma per qualsiasi cosa li tenete a vostra completa disposizione, compare. E se no compare, perché si chiama compare? Non va abbastanza ringraziare, però mi ha da spiegare una cosa, perché la cosa che mi ha domandato tanti anni non arriva mai a capire. Dica. Ma perché o compare si chiama compare? C'è suo compare, chi lo dice la parola? Lo compare. Perché compare nei momenti più brutti diciamo sempre in situazione. No? Ma c'è la pacienza che ha fatto fatto mio. Era una piccola sorpresa, ma quando è dopo. Dichiara a tutti quanti, c'è la pacienza, ma subito lei, ma subito lei. E che la sua sorpresa lo compare, ci voleva, era una troppa poca a casa mia, sorpresa. È permesso! Tu qua! Ma si pazza! E tu là muovi a me, al manicomio! Ci sei! Mi sai dire che se si produca un po' per fare un scandalo non lo vuoto, ma non lo ti spara, eh? Ecco, capisco la scarica con me quando tu volevi suicidare. C'è secco, quella volta fu una distrazione, ma questa volta è carica, è stracarica. E poi non ti scuda, capure tu, una volta tu volevi abbandonare con bicarbonato. Addosso un gratuliano, l'hai portato qua, eh? No, mi ho portato un po' per sapere ma vittima, non poteva fare un po' per fatto, con un energia, ogni volta che c'è lì per una curtellata di interini, capito? Padre? Ma quale padre? Tu sei un maglione e creatura! Sì, c'è nato come, io? E che me l'ha già rubata la coppa a casa, che l'ha brutta che l'ha ianare i mamma, dopo se in cinese si è reputata, se mi saluto assassino, delinquente, distruzione della casa mia, che la figlia mi è pazza, ma ho sapete tutte e due che fra 15 giorni esce un marito carcerato, chi la vaccina, tieni, che tu stupa mozzi e birra la mia puttana, che era fai? Se si chiama la sorta c'è scritto un biglietto per far capire la scrittura, capito? Ha già pensato in via tuo guaglione e mi ha già portato a casa. Dieci tu biglietto e non. Ah! Non fa nessuno la vuota, capito? Non fa la vuota. Oh Maronna! Calma! Oh Maronna! Calma! E perché in Africa? E perché non ho tutto il tempo di consultare un'agenzia turistica? A Roma, ma alle Hawaii, alle Maldive, alle isole Hawaii, a Roma! Addosso creatura! E gli do night clean! Ma fai prova ghiaccia! Dammo creatura, voglio portare annunziata a Pompei, ma che non tolasse, mugliare che non ha da me! Come si chiama tua moglie? Ma ho una vicenza, uscite! Ho una vicenza! Ma non l'ho qua, che già ci ho organizzato tutte cose!
Scusa che rimane a matire più, voglio lo porta a quest'ora. A prima mi dite via e tu portato te, ma ti voglio bene, non hanno qua! Anna Vicenza! Beh, ma che è stato? A Vicenza? Sì signore, andiamo a Vicenza! Sì, dobbiamo andare a Vicenza, andiamo a Vicenza. No, Antonio, la signora è una mia vecchia cliente che deve fare un viaggio, vuole andare a Vicenza e vuole trattare con me così senza il tassametro. Ma che è successo? Che è stato? Mi chiamano un bicchiere d'acqua. Ti aspettavo a me. Dunque, se, signora, fate una cosa. Lasciatemi il vostro indirizzo. Non lo conoscete il mio indirizzo. Voi, quando lo state stupendo di tutti voi che sono passati, avete ragione. Mamma va, ci spiegate il fatto del tassino, la questura, i bambini. Giustamente, paura di riuscire, tu guardi così perché tu non sai niente. Ecco, come no, Salvatore, vi saci tutte cose. Ehi, me l'ha puntato un bar. E la cosa bella è che si sono fissati tutto quanto più bambine. Ha fatto subito simpatia con mia moglie. Ah sì, un amore a prima vista. No, signore, quella è il bambino, quella è scemo, capite? Quella è lungo, mi è nato i 5 mesi. Mi sa chi ha capito. Quella, sapete che è successo? Il bambino sprezzantemente ha fatto la pipì in mano a mia moglie, che se Cinderella era un popolo e l'hanno pigliata come se la pipì fosse acqua santa. Io invece posso all'acqua smanetta. Dai, silenzio tu. Signor Pesce. Grazie assai. E a me? Pigliate l'altro. Bravo. Fratello, pigli uno pure a me, va? No, Antonio, tu ti vieni a pigliare in te? Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria. Ma insomma, ma fammi capire. Ma tu mi fai un peso in alto, tu mi porta a me! Voglio figlio mio! Ma che a Lucca! Ma lì, sentite, ma c'è una... A Lucca e a Malucca, signore! Deve essere a Lucca o a Malucca? Però, signore, contro i miei interessi, dico, fino a Lucca con te, sì, è scomodo! Perché mi piace soltanto un bello treno? Perché? No, compariamo con la sia, così me la dovrò il passaggio! Perché la dai a Lucca? No, c'è a Portici. Ma perché a Lucca la passavo a Portici, scusate. Sì, ci chiamiamo per fuori, ci chiamiamo per tre da Ferrovia. Allora ci dico a mia moglie che la sanità chiesa ci fanno male pure i piedi, stasera con sta moglie. A chiesa? Da chiesa. E perché? Stanno parlando con il prete, ho fatto il battezzo gratuito. No, con il prete hai chiesto. Non se la pensa il battezzato meno, ha detto io l'ho battezzo, bambino. No, ma voi state più tranquilli pure voi, avete capito loro? Ma dai! Ma le vado a pulire, lasciate la cina. Addosso creatura! Dammo creatura! Ma vieni a camanna, sta volta! Ma che è una ronza! Lasciami da qui, mannaggia! Ma perché? Ma perché si scalda? Che hai mo sparato la bocca, ma vuoi avanzare di rovera? Non lo sai, sono vivo, sono morto, sono sempre, sono pazzo. Non lo sai che sono. Me, ma chi ha sparato? Ma che è successo, Salvatore? Che è stato? Pigliami un bicchiere d'acqua. E sparo a non in 10 ore. Ma che è stato? Faccio la paura. Che è stato? Vieni a parlare qua. Forse lì che ho fatto partire un colpo di volontaria ci spaventa da tutto il quartiere. Salvatore, e ce l'ho messo io, a ingrassare, a bruciare, e ci ho detto pure i fagioli, a calma che lucide. Ma perché non voleva stupizzi e cuccia sempre tutte cose? Ma perché? Compare, questa è grazia ricevuta, non ce la mandiamo. Non mi cano né. Ha già avuto una tuschianta. Niente, capito, l'ha già fa. Ah. Gianna! Vita mia! Sai qua! Io mi credevo che ti avevano fatto l'attentato! Tu mi hai fatto l'attentato! Tu mi hai fatto l'attentato, tu! Oh, ma abbiate bontà, è stata colpa mia, ci sparate una botta, non sapeva, ci spaventate tutto quanto, chiede perdono. Così non mi si paura, eh? È bandita, bandita tutto quanto! Bravo, facciamo un brindisi con i bicchieri colpi d'acqua. Te, Natale, te, vivo, vivo! Un anche alla signora che pure ha fatto la paura, andiamo, signore, venite, bevete anche voi! Signore, ce l'offro io, prego, signore, favori! È un vero piacere, sì. Una gioia! Forza gli traviezza da te! Cucciella mia! Madonna! Madonna!
è il nome della signora che tiene questo cognome sfrancioso che io ogni tanto mi imbroglio un poco. Ah, ah. Sì, quello deve andare a Lucca, la signora. Sì, eh? Sì, devo andare a Lucca, deve andare a Lucca. Ma non era a Vicenza? Insomma, dai, a Lucca, a Vicenza, a Fravolo, ma andare a punto a buio, la signora, la dai! Andiamo bene! Anzi, capite, ti fai un giro d'Italia? Sì, porta una ronna brucessiva. Chissà la volta che è stata, fai pure tour de France. Vostra moglie? Così dicono. Ah, e questo bambino? Questo è mio figlio. Vostro figlio? Chi sei il nostro figlio? Una ratretta, signore, quella mia moglie è una ragazza scherzereccia, la piace di pazziare. Il mamma ci è venuto e ci spiega tutto il fatto che è successo, la signora, i bambini, il tassi, che rimane a tengo pago i suri. Ah, oh, usato! Sapa tutto cosa, signore, è vero? Usaccio, ma Salvatore, io, signora, sapete, è la brana, fammi parlare a signora. Signora, sapete che cos'è? Questo bambino è come se avesse pigliato un'affezione con me particolarmente, capito? Un affetto, un attaccamento che non lo so ci spiega avanti. E non lo sai spiegato, perché ce li ha spiegato, signore? Parone, quando è bello, signore. Ma non avete visto mai masculino bello così? Venite, pigliate il braccio, vedete come pensa, venite. Eh sì, è pesante assai. Ma dite qua, stai niente, non ci può stare con voi. Ma non vi offendete, chi lo fa questo con tutto quanto? Bolli, Ciaccariello, figli e grotti. E beh, ma da credere, ma volesse tenere in mano che la puzzula è della morte. La mamma che sta in Africa! Oh! È una ciocca l'Africa! Sta in Africa e non si sa per quale motivo sta in Africa! Se l'hanno mangiata cannibala! I monaggiai! Sì, signore, è brutto un momento che è meglio che veniamo! Io domenica non vi preoccupate perché io domani mattina sarò precisa da voi! Ah, ma non cade qua a Luca, noi come faccio? Ah. Faccio tarda! Dunque, pigli che la roba, facciamo presto! Sì, subito vengo! Mi raccomando, gli accordi si devono rispettare! Io posso aspettare. Non aspetterete, signore, domani il primo pensiero piglio un anello e lo porto alla questura. Buongiorno a tutti, è tanto piacere. Meno male che se ne è tutto cosa questo, sapete, è brutto, è antipatico. E di me se stessimo su di esso, con padre non la guardasse proprio, compagno. Ah, vero, Non è proprio di come dire. Ma credere a Luca? Ma che c'è a Luca? Guarda, a Luca, capisce? Si agita per maluatore. Ah. Ma compagno, c'è la pazienza, mi leva turno pure io, già arrivava a Portice, a già controllare come stanno assicando i manifesta. Perché, compagno, è morto qualcuno? No. Arrasto sì, compare. Questa è la sorpresa che vi debba dichiarare. E vai, guarda, dichiarare. Che dai noi? Compari, mi presento. Compari, non ci sapevi mai, ma dai. Compari, non passiamo sempre. Dunque, un porto manifesto, va bene. Eccomi. Capitano, ma dai, lammi la mano, mi la chiavi. Come c'è la pazienza, chiudete gli occhi, lo sfizio mi conto fino a 3 lire aprite, eh? Chiudo gli occhi, Salvatore. È 1, è 2, è 3, wow, Ma è bello, compa, non mi presentate alle lezioni. Si presenta per Pino, sono un mio tifoso più festolista, c'è la pazienza. Compa, dicitemi una cosa, che partito è? Non sapete leggere. F.S. o partito di FIS. Compare, sono due F e due S. F, S. L'ignorante, F, S, S. Partito Ferrovie dello Stato. No, compare, non passiate. F, S, S. Fratelli, figli, sorelle, sottooccupati. Per la salvezza del mondo, vota Gennaro Senaviglia. Numero 35, mi scuso dalla pena. Vada qua la tua. Dai, a cucina. Compare, c'è la pazienza, siamo azzeccando i manifesti. Sapete, è importante. A cucina. E scappino. E ti metti fuori, cammino e scappino. Scappino, come scappino. Ma sta facendo pazzo tutto quanto, veramente, un compare sapere se ne dà la lezione. Ma tu hai capito lì?
Che stanno perdendo il cervello? Zitto, Salvato, non hanno qua! Guarda, si è addormuto! Si è addormuto? E vado a mettere un coppo dietro mio, va? No, 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 va a farne coppo e si scelta! Salvato, ti rimendo, va! Stanno venendo su! Io adesso! Io volessi chiamare in lacrime quando dico cucino! Perché ti dispiace pure a te, non portare in coppa quest'uno? Non mi dispiace niente, voglio andare in coppa quest'uno! A dare in coppa quest'uno! E ma sta me c'è la luce che si ascurando sì. Io me bene. Magari manca la corrente, capo. Ah, ma che sta cosa hai in tuo conduttore? Isanti! Davvero! Di Cianzina, la fiducia, l'anima che ne viva! Non me l'hai voluto fare, grazie! Ma tu non me l'hai voluto fare! E non da piccia manca più una luce, manca più una lampadina! Che luce! Ma quale luce? Umano, se sono appicciato in luce non Zamarona, non è vero! Perché se vuoi finire sta capo, che sì, Salvato, ma era quasi niente che non si appicciava di più! Che sai che luce è meglio di luce, ma anche suo levo qui si appiccia sempre tutte cose! Salvato, Salvato, però sono appicciato proprio mentre stavo pensando a una cosa! Salvato, chi stai non sei? La Madonna me l'ha mandata a me, voglio di mia! Ma perché sta a me casa in tatuascia, donna Madonna? Non te ne manca la possibilità di sapere la coppa a pace! Ma è mai possibile che ha cavato un po' che ha per coppa a lungo e tu qui ancora di riaclare la Madonna, sì? Ma buoni a me, Salvato, non fa così, calma tu un po', chiami, io ti perdono! Perdono? Io mi scordo tutte cose e parole che merito, che le caggeritti a te! Ecco vecchia che mi hai fatto! Però Salvato, i prima già cercato la tua segna Maronna. Nata. Sì, ha scritto. Sicca fuori c'è sta nonna che capillo russo, io mi tengo guaglione. Se invece c'è sta una femmina che capillo russo, noi lo portiamo in coppa a costura. Ma tu vira Maronna stasera. Vediamo Salvato, affaccia, tu vieni che. Dice, tu non mi fai festa a me! Perché? Tu sai, non sei buono, guarda porti i ripetti dei capillo russo. Come già fa con te? Ah, si può così lo fa? Beh, allora ti do la possibilità di sfido per dimostrare come sono buono, come sono democratico. Che fa? Beh, dice, si trasse un zoop. Ma che dico, un zoop è poco. Ha trasse un zoop, uno struppiato, uno sfrantumato. Te tieno, voglio. Ma cambiate! Perché mi vendono sulla parola? Pastrillaggio è stato creatura! State zitta tutto quanto, non parlate più! E chi parla? Questo è un miracolo! E nonna, nonna, e nonna, nonnarella. Oh, my God.